Allora, siamo qui in sala stampa dello Stato d'Italia con l'attaccante Ernesto Milicone. Prima di tutto, oggi è il tuo compleanno, tanti auguri. Grazie. Allora, quindi, nonostante la tua giovane età, quindi pur avendo compagni di reparto importanti come Scarpa, come Marcucci, man mano stai riuscendo a ritagliarti il tuo spazio, grazie anche alla tua capacità di entrare anche a partita in corso e spaccare la partita. Sì, sono molto contento di quello che sto facendo perché, diciamo, sin dall'inizio era molto difficile integrarmi perché comunque vedendo davanti compagni come Scarpa, Savarese, in primis perché sono esterni d'attacco come me, era molto difficile, però i miei compagni sono stati grandiosi sin dall'inizio per farmi integrare al meglio nel gruppo. E anche il mister, diciamo, mi sta dando molta fiducia. Hai fatto benissimo con l'Alta Arena Pagani, entrando a partita in corso, con la Batti Paese è stato un po' più difficile perché loro hanno, anche dopo lo svantaggio, hanno mirato soprattutto a non prendere gol. Sì, con l'Alfa Terna, diciamo, sono stato io un po' meno cinico perché potevo far gol in più di un'occasione. Spero di rifarmi già da domani. Invece con la Batti Pagliese purtroppo ci sono andato ancora vicino, però non sono stato, diciamo, freddo abbastanza, anche se comunque mi sono creato un'azione, però non dovevo far gol anche lì, potevo far gol anche lì in quell'occasione. Però l'importante comunque era vincere, perché partire col piede giusto era importante perché noi non possiamo fare passi falsi quest'anno. Quale obiettivo personale ti poni? Quello della squadra è risaputo, è quello di vincere, il tuo crescere e fare cosa? Il mio obiettivo è di aumentare, diciamo, fare quante più presenze possibili e riuscendo, diciamo, a concludere qualche azione, quindi a fare anche più gol possibili. Poi, come hai detto tu, l'obiettivo della squadra è risaputo, perché noi non ci nascondiamo certamente che questo campionato dobbiamo vincerlo, non possiamo fallire. Domani c'è l'ultima gara di Coppa Italia contro l'Alta Terna Pagani. Il risultato dell'altra partita, Santa Maria Capua Vetere che ha perso appunto con l'Alta Terna 2-0, ci mette quasi con due piedi al turno successivo. Una partita comunque da non sottovalutare per far bene e continuare la striscia positiva. Sì, appunto, come ho detto prima, noi dobbiamo cercare di non fallire nessuna partita, né qualsiasi opportunità, qualsiasi partita, noi dobbiamo cercare di prenderci quanti più punti possibili, quindi di fare il pieno bottino. Noi siamo appunto qui, siamo venuti qui appunto per vincere e mi sento comunque parte integrante del gruppo a tutti gli effetti, anche perché grazie al merito del direttore Pasquale Ottobre e del mister Mario Tugli, che comunque, come ho detto prima, mi stanno dando grande fiducia. E io spero di ripararla nel miglior modo possibile.